Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di una tecnica che si chiama belting. Cantare in libertà. Bene, oggi parliamo del belting. Il belting è una tecnica di canto che cerca di sfruttare la voce al massimo della sua potenza. Il belting è utilizzato moltissimo nei musical, dove anche prima dell'utilizzo dei microfoni, i cantanti che dovevano farsi sentire utilizzavano molto questa tecnica, appunto per sfruttare al massimo il volume, la potenza della voce. È una tecnica che cerca infatti di sfruttare quella che è la nostra voce di petto, quindi la nostra voce più piena, diciamo più scura, di portare questa voce piena anche verso gli acuti, senza fare il passaggio in un certo senso, cioè portando la voce di petto alla sua estremità e fare gli acuti con una voce veramente piena e importante. Proprio per questo il belting ha acceso molte discussioni tra i vari insegnanti di canto, tra i cantanti e gli esperti della voce, perché è ritenuto un po' rischioso come modo di cantare. Infatti, se non si è ben preparati e non si ha una buona tecnica e una conoscenza del proprio strumento, può risultare rischioso anche perché si tratta quasi di urlare, cioè è molto vicino all'urlo. Però, se noi sappiamo dove mandare il suono e come controllarlo, piano piano si può imparare questa tecnica e riuscire ad utilizzarla bene e a utilizzarla in modo corretto. Che cosa succede? Quando le corde iniziano a vibrare, non lo devono fare in maniera lenta, cioè noi dobbiamo respirare velocemente, non prendere troppa aria, perché prendendo troppa aria andiamo ad ammorbidire. Prendere un'aria, perché quando noi gridiamo lo facciamo "Hey!" velocemente, quindi prendere un breve respiro e fare in modo che le corde subito si uniscano. Per fare questo possiamo anche fare una piccola apnea all'inizio, pa, e far schioccare la voce. In questo modo possiamo riuscire ad ottenere dei suoni veramente potenti. Mentre se noi facciamo ah, cioè passa aria, si ammorbidisce il suono e non è così potente, ma il suono deve essere veloce e potente. Subito deve uscire l'aria, cioè subito deve uscire il suono senza far passare troppa aria, altrimenti si disperde la potenza. Il mio consiglio ovviamente è quello di affidarvi a un bravo maestro di canto, a un bravo insegnante, a una brava maestra, in modo che vi indirizzi bene e vi dia la giusta strada per poter ottenere degli acuti potenti, senza rischiare di farvi male. Ovviamente ci vuole un po' di tempo, ci vuole. Poi dipende dalle persone, c'è chi è più portato in maniera naturale ad avere una voce più potente, chi invece piano piano deve costruirla per ottenere la sua voce al massimo più potente e ottenere il belting. Intanto vi ricordo di imparare bene una giusta respirazione diaframmatica, perché poi attraverso la nostra respirazione noi riusciamo a controllare anche i muscoli che devono poi proiettare la voce, l'aria fuori, quindi una giusta respirazione. Poi la nostra postura deve essere corretta, perché quando urliamo non lo possiamo fare in maniera storta, altrimenti non riusciamo a avere un equilibrio del nostro strumento, quindi una buona postura. Quando vi allenate vi ricordo di bere molta acqua e se avvertite per caso fatica o dolore alla gola, fermatevi. Ripeto, se riuscite a farvi seguire è meglio, ma se ci provate a farlo da soli, fatelo pian piano, non vi portate al massimo o comunque fate piccoli passi per volta. È importante perché non bisogna assolutamente rischiare di farsi male. E un'altra cosa importante è quella di rimanere comunque rilassati nel viso, nelle spalle e a livello della gola. Dovete essere rilassati. Il lavoro che bisogna fare, bisogna farlo, diciamo, dal basso verso fuori. Possiamo utilizzare delle vocali un po' più aperte quando vogliamo approcciare al belting, tipo la E oppure la A, in modo che queste abbiano già
una potenza naturale rispetto alla I e la U che sono più strette, anche la O può andare bene. Quindi se noi facciamo EI! EI! Questo è un suono molto potente. EI! È abbastanza, diciamo, di petto e proiettato e portato in alto. Rispetto a una voce di testa invece sarebbe EI! Sentite la differenza tra una voce piena e portata in, diciamo, in su verso gli acuti rispetto a una voce mixata. Questo invece è un suono più potente. Si sente questa differenza. In ogni caso si può imparare a portare questa voce piena in avanti utilizzando prima anche la voce mista, imparando a mixare la voce di petto con la voce di testa. C'è una puntata su questo canale che parla della voce mista e vi lascio un link in descrizione così magari ci date un'occhiata. O anche tipo il twang, che è una tecnica che io ho spiegato qualche puntata fa, vi lascio un link anche di quella. Il twang è più invece una voce che sfrutta la potenza, però in una zona più della testa, più nasale, tipo twang, hey, rispetto al hey, che invece è più potente e più larga come voce. Però vi lascio il link anche del twang in modo che date un'occhiata, anche perché attraverso il twang, attraverso la mix voice, attraverso altre tecniche, si può iniziare a capire dove passa la voce e poi piano piano gli possiamo dare larghezza per portare a fare un belting bello potente. Ovviamente poi quando si canta in belting, se noi prendiamo e dobbiamo cantare un'intera frase musicale, non lo dobbiamo sempre fare con l'intera potenza, continuando a spingere fuori la voce, ma una volta approcciati al suono, puoi fare andare soltanto l'aria. E cantare sul fiato. Non rimanere a spingere perché questo fa male e poi significherebbe urlare. Quindi se dobbiamo fare una frase, iniziamo, appoggiamo il primo suono e poi facciamo una frase intera cantandola, però sempre rimanendo sul fiato. Vi faccio sentire un esempio di un brano di Josh Groban cantato prima in maniera semplice con la voce mista e la voce di testa, che è questo. Adesso vi faccio sentire lo stesso pezzettino cantato forte in belting, che è questo qui. L'effetto è ben diverso e c'è una bella differenza tra i due modi di cantare. Non che uno sia meglio dell'altro, ma se vogliamo dare un effetto più potente in belting, il secondo modo è sicuramente più efficace in questo senso. E quindi noi, per imparare questa tecnica, piano piano, con degli esercizi, ci possiamo avvicinare ed io la prossima settimana magari faccio vedervi un vocalizzo proprio per migliorare questa tecnica, pur restando dell'idea che se siete all'inizio e riuscite a farvi seguire da un insegnante di canto esperto, è molto meglio, altrimenti piano piano, se volete approcciare da soli, approcciarvi a questo tipo di esercizio, io vi mostro almeno come fare i primi passi, in modo che possiate imparare pian piano. Ovviamente io vi sconsiglio di cantare sempre in belting, ma lo userei più come un effetto, come un momento in cui
la voce si apre, perderò l'amore. Ma non è che poi io faccio, e adesso andatevi, cioè tutto così sarebbe una noia mortale per chi ascolta e sarebbe anche fastidioso da sentire. Quindi ovviamente il canto deve essere sempre morbido, sempre dobbiamo fare tutti i passaggi della voce, tutto quello che noi abbiamo imparato e impariamo ogni giorno a fare. Però ogni tanto sentire una voce così potente al pubblico piace e dà anche quel brivido a volte che può fare la differenza. Ma esagerare con il belting a me personalmente non piace tantissimo. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso me. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto.